Il discorso è che se noi diamo, il governo in questo caso dà 80 euro in più in busta paga ad un cittadino, ad una parte dei cittadini e allo stesso tempo gli aumenta le tasse, secondo il DEF, il Documento di Economia e Finanza, di circa 3 miliardi e 200 milioni di euro, a questo punto diventa un po' una presa in giro. Gli si fanno entrare i soldi dalla porta e escono dalla finestra. Poi a questo si aggiunge anche la questione che logicamente Grillo dice: questa cosa succede nel periodo elettorale, guarda caso subito dopo le elezioni arriva la prima busta paga con una programmazione strutturale che si vedrà solo nella poi legge di stabilità a fine anno. Quindi l'impressione è che si stia facendo una grande propaganda elettorale. Quello che mi preoccupa è che nel DEF c'è scritto, secondo il governo, che aumenteranno le tasse. Onorevole Richetti. Ancora una volta un governo che aumenta le tasse. Ma è spiacevole però affrontare discussioni che io capisco hanno l'approccio preventivo di chi deve sostenere e di chi deve criticare, ma nel DEF non c'è scritto che si aumentano le tasse. I colleghi del Movimento 5 Stelle, dopo aver votato insieme a noi la delega fiscale al governo che ha impedito che scattassero la riduzione delle detrazioni per il coniuge a carico, ad esempio, ricordiamo che nella legge di stabilità Monti aveva detto che la detrazione passava dal 19 al 18 al 17 se non si interveniva con un provvedimento di riordino delle detrazioni. Il governo ha posto rimedio a questa cosa, loro hanno votato insieme a noi e oggi denunciano il fatto che il governo armonizza il sistema delle detrazioni. Allora, io capisco tutto e non la voglio nemmeno derubricare a tema della legge elettorale, però si criticano le cose che si conoscono e le cose che non si condividono nel merito. Perché dire che un provvedimento che è fatto con decreto perché è un bonus e non essendo strutturale, cosa che diverrà in legge di stabilità, contiene un provvedimento di urgenza che restituisce buste paga un po' più pesanti. Beh, si dica questo invece Ma che, sono insomma, denigrare contento che prima di tutto preventivamente. abbiamo ammesso che non è un provvedimento strutturale, quindi solo nella legge di stabilità si capirà se questo bonus potevano anche scrivere vota PD sulla busta paga, si vedrà dopo nel 2015. Ma io non sto parlando delle detrazioni a carico del coniuge, io sto parlando dello 0,2 in più di TASI che aumenterà, che vale 3 miliardi e 200 milioni. C'è scritto nel DEF, oltre ai vari addizionali comunali e regionali che aumenteranno a seconda dei trasferimenti che si sono ridotti alle regioni. Ai comuni. L'impressione mia, poi può essere che mi sbagli, ma i conti tornano perché ci sono nel documento di economia e finanze del governo Renzi, è che entrino dalla porta e escono dalla finestra, senza parlare poi dell'altra parte di italiani che non è toccata, che forse si deve procurare una busta paga ancora, o che è libero professionista. I liberi professionisti in questo paese sono i nuovi poveri. Poi io, guardi, io non faccio semplicemente critica, io sto semplicemente portando all'attenzione degli italiani una questione che è nel loro documento di economia e finanze. Sono contento che degli italiani abbiano qualche soldo in più, ma sono anche preoccupato per tutta l'altra fetta di italiani che magari potevano avere prima questi soldi, visto che sono una fetta di persone che non ha niente in questo momento. Questa è una scelta di politica economica che, guarda caso, arriva subito prima delle elezioni europee. Onorevole Richetti, C'è un che la problema. TASI aumenti È un dallo fatto. 0,6 Però o quanto è un dato diciamo di anche che fatto. questo governo ha rimesso 1 miliardo di trasferimenti a comune e regioni che oggi hanno l'autonomia. Io lo voglio un governo che dia ai comuni e alle autonomie locali la possibilità di dare su al prelievo se migliorano i servizi, di abbassarli se questi non vengono dati. Cioè vogliamo delle istituzioni fatte di responsabilità o giochiamo al dire No, appunto ma le risorse mancano e per come non vengono sono, date? Però voglio dire una scusami un cosa, attimo, voglio per dire una come sono cosa. ridotti gli enti locali, se gli dai la facoltà di aumentare lo 0,2, come con la TARES, va tutto a fondo scala e i cittadini pagheranno di più. Voi avete dato la facoltà agli enti locali di aumentare la TASI, sapendo che gli enti locali sono quasi in bancarotta alcuni e hanno bisogno di aumentare quei soldi. È un gioco delle tre carte che Vedete, pagheranno i cittadini però, italiani. questa cosa lo dico perché Di Maio è un interlocutore costruttivo, però non funziona più. Perché quando tu devi mettere sull'acqua per far bollire l'acqua e buttare la pasta, se l'acqua è a 0 gradi ti incavoli. È arrivato uno che l'ha fatta andare a 70 gradi, l'acqua non sta bollendo. Però oggi gli italiani hanno voglia di dare un contributo, di rimettersi in gioco a far aumentare la temperatura. Perché l'idea che uno fa un'operazione da 80 euro a tutti i redditi medio-bassi.
Ricordiamo una cosa che Di Maio non dice, c'è scritta nel DEF. Oggi le pubbliche amministrazioni, con i 10 miliardi, cassa depositi e prestiti e sistema delle banche, sono nelle condizioni, una parte delle coperture le troviamo rivedendo la fornitura di servizi, di pagare, le faccio un esempio Gruber, molte regioni pagano la sanità a 300-400 giorni. Bene, con questa modalità che consente agli enti locali di avere le risorse per pagare i servizi, vanno da chi dà la fornitura di servizi e dice il tuo costo me l'avevi fatto sulla siringa pagata a 300 giorni, te la pago a 60, quindi lo rivediamo quello che ti devo dare. Ma il decreto non c'è ancora, il decreto non c'è ancora, Matteo, il decreto non c'è ancora. Il decreto dov'è? Il decreto sulla sanità dov'è? Il decreto bonus, quello con cui copriamo gli 80 euro, dà anche le coperture. Quando tu mi dici, sono 100 milioni di euro dalla riorganizzazione delle municipalizzate che ci costano 10 miliardi di euro, quindi non mi puoi venire a dire che prendete da lì le coperture, perché... E tra l'altro il decreto IRPEF ancora deve uscire, ma in ogni caso Renzi in conferenza stampa ha già spiegato che ricava 100 milioni di euro su 10 miliardi che ci costano. Poi il decreto sulla sanità che tu stai enunciando è un annuncio, non perché è... non l'ho visto. No, scusami, io non l'ho visto. Non sto enunciando il decreto sulla sanità, sto enunciando il decreto che consente alle pubbliche amministrazioni di rivedere tutti i pagamenti delle forniture e servizi a vario titolo. Ho utilizzato l'esempio della siringa, potevo utilizzare la carta per la fotocopiatrice. E non c'è ancora. È quello sul quale fondiamo, quella che tu dici, sono contento che si ammetta la riforma strutturale, perché tu sei vicepresidente della Camera e richiami al giusto utilizzo degli strumenti, il decreto si farà quindi non c'è. Le riforme si faranno. L'unica cosa certa è che aumenta la TASI per ora. Però vorrei cambiare argomento, restando però sempre sui denari. Onorevole Di Maio, Renzi oggi dice che lei guadagna il doppio di lui, del Presidente del Consiglio, è vero? Renzi guadagna 6.700 euro al mese, io ne guadagno 3.000. Renzi poi ha tutta un'altra parte che non rendiconta ai cittadini, che sarebbero rimborsi, l'auto blu, l'appartamento a Palazzo Chigi, che io rendiconto e che poi sono i soldi con cui pago per esempio i miei collaboratori. Alla fine Renzi mi ha dato l'occasione di spiegare ancora una volta agli italiani che per esempio rinuncio a tutti i benefit da vicepresidente, ai 6.500 euro di spese di rappresentanza, ai quasi 2.000 euro di stipendio da vicepresidente, alla metà dell'indennità, e a questo si aggiungono le spese che rendiconto ai cittadini e poi restituisco su un fondo per le piccole e medie imprese. Renzi non è informato, non è informato. Come anche il collega Rosato del PD, che in queste ore ci fa sapere che è vero che io guadagno il doppio. È una cosa errata. L'unica cosa certa in questo momento è che mentre noi ci tagliamo gli stipendi e rinunciamo a 42 milioni, io prendo 3.000 euro di indennità, che è lo stipendio ridotto mio da deputato, e rendiconto le spese, cosa che non fanno i deputati del PD, per esempio, che prendono tutta l'indennità non dimezzata e non rendicontano le spese che utilizzano. E perché ti non rendiconta niente? La lei? Trasparenza è una procedura complicata, perché quando si dicono queste cose arriva il giorno che dopo diventano pubblici i CUD, i 730 e i 740, dai quali non so, non si evincerà come utilizza le risorse l'onorevole Di Maio, che li può mettere in un fondo per le piccole e medie imprese, come utilizzo io i miei soldi, se li utilizzo per fare adozioni internazionali, aiuti ai bisognosi, non lo spiego né a Di Maio, né a Renzi, né ai nostri telespettatori. Io sono l'unico parlamentare in vita che ha rinunciato lui per sé al vitalizio che la regione Emilia-Romagna gli aveva già fatto maturare. Ho rinunciato, non ho fatto tweet, l'ho fatto perché ci credo. Credo che quando andremo a pubblicare i nostri redditi, il mio e quello dell'onorevole Di Maio, credo, mi sbaglierò, ma sarà più alto quello dell'onorevole Di Maio. Quel giorno lì io non dirò che Di Maio è un bugiardo. Allora siete invitati. Ci rivediamo alla denuncia dei redditi, però vorrei spiegare anche una cosa a Richetti, che io sono così fesso come i miei 160 colleghi del Movimento 5 Stelle, che noi versiamo il nostro stipendio, però paghiamo le tasse su quello che entra nel nostro conto corrente, che è quanto te. Noi paghiamo più tasse prendendo di meno. Sono andato sul sito l'altro giorno, ho visto che ci sono dei tuoi colleghi del Movimento 5 Stelle, ma non voglio abbruttire questa discussione. Sì, anche perché poi cambiamo. Siccome voi, secondo me correttamente, rendicotate come utilizzate aspettiamo la diaria. Aspettiamo voi. C'è gente che mangia per 1.000-1.500 euro. Quelli sono buoni mesi. Pasto per i collaboratori. Tu quanto guadagni invece in tutto? Quanto ti entra nel conto corrente ogni mese? 6.000 euro. No, mi pare. Con tutti i rimborsi. Quanto ti entra ogni ma mese? Ma che tutti i rimborsi? Ma io lo pago il collaboratore. Benissimo. Ma l'affitto va a e allora ho ragione a dire che Renzi non ha ragione. Guadagna 6.700, io 3.000, come tu dicevi in questo momento. Renzi ha torto marcio. Guadagna più del doppio di me. Che questo giochino che tu fai
giochino l'ha fatto il tuo presidente del Consiglio. Questo giochino l'ha fatto il tuo presidente del Consiglio chiamando in causa me. Informatelo, informatelo. Stesso questo gira in auto blu, Renzi, gira in auto blu. Grazie al cielo, perché essendo un presidente per la prima volta amato tra il paese, è meglio che utilizzi delle modalità di spostamento sicure. Questo lo chiedo al cittadino. Amato dal paese, gira con l'auto blu perché ha paura del paese. No, diciamo che il presidente del Consiglio in tutti i paesi al mondo ha un'automobile a disposizione con un autista, se no, diciamo adesso, perché se no io mi ricordo che Renzi arrivò in Smart espresse la sua insofferenza per le auto. Lo ricordo solo, e io me lo ricordo ancora presidente del Consiglio, no, perché se no, voglio dire, sì, infatti, diventano delle, dei marketing surreali. Andiamo avanti. Volevo chiederle, onorevole Di Maio, Renzi ha rinunciato, l'ha annunciato oggi, a giocare la partita del cuore. No? Questa è una vittoria politica per voi del Movimento 5 Stelle? Ma, non possiamo parlare di vittoria politica, perché credo che parlare anche così tanto della partita del cuore sia una questione che, secondaria rispetto ai problemi del Paese. Noi ci siamo limitati a far osservare la legge sulla par condicio, che dice espressamente che non bisogna far partecipare politici fuori da trasmissioni come queste nel periodo elettorale ad altre trasmissioni. E poi a questo si aggiunge il fatto che ci sembrava inopportuno che alla partita del cuore Nardella, candidato presidente, candidato sindaco di Firenze, e Renzi facessero uno l'attaccante e uno il centrocampista in una partita di beneficenza. E stamattina la stessa presidente di Emergency ha chiesto con una maniera molto gentile la figlia di Gino Strada di non far partecipare politici alla partita. Ma perché è inopportuno utilizzare questi strumenti per campagna elettorale una settimana dalle elezioni? È chiarissimo. Beh, onorevole Richetti, la legge sulla par condicio è molto chiara in proposito. No, allora uno si chiede, ma Renzi non lo sapeva o pensava che si potesse fare un'eccezione per lui? Penso che le grandi vittorie politiche del Movimento 5 Stelle possano essere queste, nel senso che siete voi che vi riducete a giocare le partite di calcio per fare un po' di campagna elettorale. Io sono stato ospite di questa trasmissione con Gino Strada, che ho avuto modo di conoscere proprio qui con lei. Oggi la risposta più bella l'ha data lui, ringraziando Matteo Renzi, perché ovviamente adesso tra le tante desideri del Presidente del Consiglio non c'è quello di andare a giocare alla partita, ma se poteva essere utile, ci serviva contribuire a quella che è comunque un'azione di beneficenza. Quindi non ci ha pensato al fatto che una settimana prima delle elezioni poteva essere non opportuno, e che c'è un regolamento di partito molto severo, molto chiaro. Tu rispondi, sei il Presidente del Consiglio, non è un candidato alle europee, è tra le personalità che quel giorno avrebbero contribuito a dare un contributo alla riuscita dell'iniziativa. Io se fosse stato Presidente del Consiglio Marco Di Maio sarei stato contento che Di Maio avesse dato un contributo Marco a quella Di cosa. Maio perché è il tuo collega del PD. Scusa, Luigi Di Maio, perdono. Lo salutiamo, Marco. E che la roba della par condicio sia ormai una roba ridicola lo dimostra il fatto, ne scherzavamo prima con Luigi, del fatto che una fiction è stata tagliata. Sì, queste sono le leggi sulla par condicio, non credo sia una cosa ridicola. No, tra l'altro è una legge dello Stato. Poi se abbiamo un Presidente del Consiglio che non la vuole rispettare, non sarebbe il primo Presidente del Consiglio che non rispetta le leggi. Sono i richiami più autorevoli che possiamo fare a Renzi. Insomma, la legge sulla par condicio è stata da tanti anni, e siccome io faccio la giornalista da tanti anni, mi ricordo anche esattamente perché è nata, ed è nata perché c'era un conflitto di interessi abissale. Quando deciderete se volete radio fare il conflitto di interessi, decidiamo di eliminare la legge sul par condicio. Esatto, sì, quella sarebbe anche una cosa importante da fare, no Richetti? Una legge sul conflitto di interessi. Penso che arriverà in Parlamento in tempi. In Commissione Affari Costituzionali è stata bloccata. Noi l'abbiamo proposta, è stata bloccata, e la maggioranza l'avete voi alla Camera. Speriamo che si sblocchino le situazioni. Mi pare che la prossima settimana si sblocchino le situazioni. Beh, ci dà una notizia. Senta, onorevole Di Maio, Luigi, lei ha scritto oggi che Renzi, non ha mai sudato un soldo in vita sua, a differenza di Grillo. Questo, per la verità, è lo stesso argomento che utilizzava Berlusconi contro il leader della sinistra. Poi Berlusconi è rimasto 20 anni. Mi è stata fatta una domanda chiara. Renzi aveva detto: questi comici che guadagnano milioni di euro non capiscono l'importanza di 80 euro. Io mi sono permesso di spiegare che Grillo fino ad ora guadagna lavorando, facendo la sua professione e misurandosi col mercato. Renzi, che fa il presidente della provincia 10 anni fa, è stato condannato per danni erariali dalla Corte dei Conti, addirittura si paga la pensione con i soldi degli enti dove è eletto grazie ad un escamotage nell'azienda di famiglia. Io credo che penso che sia comprensibile perché poi
crede di poter fare una promessa elettorale in campagna elettorale di 80 euro e ottenere voti. Non conosce neanche quanto sono importanti per i cittadini italiani. E soprattutto su questo tema il paragone con Grillo non regge, perché Grillo non è mai stato nelle istituzioni della Repubblica, non si è mai fatto pagare dai soldi con le tasse dei cittadini. Diritto di replica, onorevole Richetti. No, no, nessuna replica, però un po' mi dispiace vedere il mio vicepresidente della Camera, che è un giovane parlamentare, non so che lavori abbia fatto in precedenza, perché buon per lui è talmente giovane che secondo me non ha nemmeno fatto in tempo andare su questo terreno. Matteo Renzi è una persona che fa politica, la fa mettendoci la faccia. È lui che c'è sceso, Matteo, è lui che c'è sceso. No, qui rispondiamo. L'idea che qualcuno si faccia la pensione, non credo che a Renzi si possano muovere questo tipo di accuse. Ah, ci sono gli articoli state di su un terreno, so che fate fatica, ma perché tu lo conosci, parlare di lavoro è un problema. Tu lo conosci l'escamotage, se tu ti fai assumere in un'azienda e viene eletto in un ente pubblico, l'ente pubblico versa i contributi pensionistici al posto dell'impresa, e questo è successo con Renzi. Penso di conoscere abbastanza bene, perché ho presieduto assemblee parlamentari, di ha trovato lavoro dopo la politica, veniva da una professione. Sì, ho capito, ha fatto lavori in giovane età, ha fatto il giovane presidente della provincia. Ha assunto presso l'azienda di famiglia e per questo i contributi pensionistici glieli versava il comune di Firenze. Ma mi hai appena spiegato che le leggi dello Stato si rispettano per la par condicio, ma se la legge prevede l'aspettativa, quella per Renzi non vale. Ma se tu stai nell'azienda di famiglia e ti fai nominare dirigente il giorno prima di essere eletto sindaco, per favore, è un escamotage. Si può benissimo eticamente dimettere dall'azienda di famiglia, perché di certo non è che non può ritornarci, e così fa il sindaco di Firenze, il presidente della provincia, non si mette a farsi versare i contributi pensionistici dai cittadini italiani pur non lavorandoci in quell'azienda, perché è la prima cosa che abbiamo chiesto all'assemblea regionale siciliana. Richetti? Sta in aspettativa, non ci può lavorare, come fa? Sta criticando una dimensione personale della professione di Renzi che precedeva l'impegno politico, per cui se si vuole stare su questo terreno, ma io sarei qui per discutere di altre cose. Che lì ci sono mi fanno la domanda e io rispondo. No, senta, onorevole Di Maio, abbiamo chiarito. Il Movimento 5 Stelle ha presentato un esposto alla GCOM, no, per lo squilibrio delle presenze in televisione, però non eravate voi che non volevate andare in televisione, non avete accettato inviti, interviste, cioè noi di 8:30 lo sappiamo, perché per 6 mesi ci avete embargato. Io sono qui, sono già stato qui. Ma poi per 6 mesi invece ci è stato detto che il Movimento 5 Stelle in commissione di vigilanza Rai ha semplicemente preso i dati dell'osservatorio di Pavia, ha scoperto che Renzi è circa il 40%, ha circa il 40% delle presenze nei TG della Rai, e quindi ha fatto un esposto. Poi sarà la GCOM a valutarlo. Ovviamente questi non sono i temi più importanti che noi prendiamo in considerazione. Noi lavoriamo su tutto. Dove c'è una violazione di legge, possiamo dire che in vista delle elezioni europee anche la televisione è importante. Lei l'ha detto prima, no? Se ci fosse una legge sul conflitto di interessi, che la nostra è depositata alla Camera all'inizio della legislatura e aspettavamo il PD da 20 anni che la facesse quando è andata al governo, se ci fosse una legge sul conflitto di interessi non avremmo neanche più tanto il problema della par condicio e degli equilibri, ma siccome siamo in un regime di conflitto di interessi, noi ci permettiamo di far notare che si violano delle leggi, tutto qui, non vedo nessuna contraddizione. Non è che noi rivendicavamo una nostra presenza, noi semplicemente pensiamo che quello sia uno squilibrio, il 40% è uno squilibrio. Va bene, insomma noi siamo contenti comunque che voi andiate in televisione. Di sul conflitto di interessi ce ne sono due che saranno oggetto del lavoro. No, 20 anni. Siamo lì da un anno e 2 mesi, Luigi. Ma chi? Il PD è da un anno e 2 mesi? No, io e te, stavo parlando con te. Siamo lì da un anno e 2 mesi. Ci sono 2 progetti di legge, il PD uno del Movimento 5 Stelle. Comincia la discussione su questo. Punto 2. Secondo me ci si dimentica del fatto che Matteo Renzi, che a Di Maio dispiace, ma è Presidente del Consiglio dei Ministri. Ci sono delle leggi come la 150 del 2000 che impongono alle istituzioni di informare i cittadini dei provvedimenti che fanno. Dà fastidio quando Renzi, oltre al Consiglio dei Ministri, spiega agli italiani che cosa prevedono i provvedimenti che il Consiglio approva. Però io penso che sia dentro le funzioni delle informazioni. Entriamo dentro ad una competizione elettorale che
regolamenterà questo aspetto, però continuare a trattare Matteo Renzi come l'interlocutore politico di parte quando è presidente del Consiglio di tutto il Paese ha un problema anche di approccio. Se viene a fare la campagna elettorale del PD, di che stiamo parlando? Sì, ma è il Presidente della Repubblica, è il Presidente del Consiglio, è una carica politica di una parte politica, tant'è vero che attacca me su Twitter, di che stiamo parlando? Scusami. Beh, diciamo che anche tu sei una carica super parte, essendo il mio vicepresidente e usi Twitter in maniera disinvolta. Assolutamente. Cioè, adesso bisogna pure che Matteo Renzi è super parte. Non esiste una legge per cui diciamo uno che ha una carica, sì, potete fare campagna elettorale. Credo che sia legittimo, no? Siete in campagna elettorale, ci mancherebbe altro. Però vorrei anche dire una cosa, quello che non c'è magari in questo decreto è che è la grande occasione persa. La riforma dei centri dell'impiego e dei centri di collocamento. Oggi sappiamo quanto sono appannaggio sia di alcuni sindacati e sia di alcuni figuri politici. E la riforma in questo senso, che poi noi avevamo e abbiamo proposto anche in altri disegni di legge, è l'idea che può cominciare a creare nuove occasioni di lavoro. Poi per il lavoro c'è bisogno di investimenti in energia, in ambiente. Mm. Cioè le nostre più grandi carenze sono anche l'occasione per creare nuovi impieghi di lavoro. Su questo noi da anni ne parliamo. Per esempio le carenze ambientali. Sì, ci sono tante. Io vengo dalla Terra dei Fuochi. Se lì si avviasse un serio programma di bonifica si darebbero posti di lavoro per 20 anni. E credo che anche quando si hanno 10 miliardi a disposizione bisogna scegliere bene se investirli o donarli, perché sono due concetti differenti che in politica economica poi fanno la differenza per i posti di lavoro. Ecco, restando sul decreto che è passato oggi, onorevole Richetti, in molti pensano che invece ci sia troppa poca precarietà in questo decreto sul fronte del lavoro. Per esempio, il tetto del 20% dei contratti flessibili si può alzare quando il decreto arriverà al Senato o no? Beh, intanto rispetto a quello che diceva l'onorevole Di Maio, il decreto affronta solo l'utilizzo dei tempi determinati, mentre la riforma più complessiva, dove dentro ci saranno centri per l'impiego, ammortizzatori, che è un tema caro anche al Movimento 5 Stelle rispetto al tema della disoccupazione, saranno dentro la legge delega. Il decreto che cosa fa? Per riprendere quello che diceva lei, innanzitutto investe sulla forma di lavoro cosiddetta tipica, però più stabile di tutte, perché il tempo determinato ha tutte le tutele del subordinato, del tempo determinato, a differenza del contratto di collaborazione o dell'interinale o del lavoro a chiamata, e rende più flessibile l'utilizzo della forma più garantita, ovvero dice non devi più avere la causale per cui dai il TD, lo puoi fare fino a 5 volte e non 8 come usciva dal primo testo senza causale, perché cosa succedeva nelle imprese? Ecco, ma io vorrei sapere questa, la questione della flessibilità del 20%, che è una cosa che sta a cuore anche ai vostri alleati Alfano e il nuovo centrodestra. Ma no? Io credo che il testo che esce dalla Camera è un testo equilibrato, perché quel 20% serve a garantirci del fatto che non ci sia un abuso dello strumento, e per rimanere nel 20%, se vuoi accedere a nuova assunzione, trasformi gli altri a tempo determinato. Le imprese sono esattamente quello contente, che facciamo però sull'apprendistato. Ma a dire la verità, lo strumento l'abbiamo costruito col sistema delle piccole e medie imprese. Quel decreto nasce dalle richieste delle aziende che volevano assenza di causale 36 mesi e tetto di un certo tipo. Ricordiamo che oggi è un tetto molto più basso, insomma, anche se il risultato poi ha scontentato un po' tutti, sia la maggioranza di Renzi e sia le imprese che oggi tuonavano, alcune associazioni di categoria tutti tuonano contro questo decreto. Romano Prodi insegnerebbe che quando tutti sono scontenti vuol dire che sei arrivato. Per restare per un secondo al Senato, siamo quasi in chiusura, lei conferma che il Movimento 5 Stelle sulla riforma del Senato appoggerà la proposta di Chiti, quindi diciamo dei pidini che sono scontenti di questa proposta di Renzi? Noi abbiamo sempre detto che se ci sono provvedimenti interessanti e che sono condivisibili, ma li votiamo. Questo riduce il numero di parlamentari e rende leggibile il Senato, cioè permette ai cittadini di eleggerlo. Per noi va bene e quindi lo voteremo. Quindi rischiate grosso al Senato? No, ma il giochino è chiaro, no? Erano contro la mozione Giachetti, tanto è vero che il nostro collega Fraccaro 3 ore prima ha detto non voteremo mai la Giachetti sulla legge elettorale. Ha visto che il PD ha scelto in maniera inversa di non votarla e ci si sono infilati. Oggi non voglio pensare che
il Movimento 5 Stelle sia contro il superamento del Senato elettivo, del bicameralismo, ma serve infilarsi nelle contraddizioni. Fatto salvo poi fare un po' fatica a giustificare perché si sostiene quella posizione. Serve a creare un elemento Io non ho tempo adesso per approfondire. Ma siete comunque invitati entrambi anche per fare questa verifica poi della dichiarazione dei redditi. Una domanda con risposta telegrafica per entrambi. Onorevole Di Maio, è vero che Grillo pensa a lei come prossimo candidato premier alle prossime elezioni politiche? Non me l'ha mai detto e io non ne sono assolutamente convinto, quindi smentisco qualsiasi dichiarazione. Non sarebbe disponibile? Io no, in questo momento non esiste neanche il candidato presidente del Consiglio nella legge elettorale, quindi stiamo parlando di una figura che non esiste. E onorevole Richetti, è vero che Renzi invece pensa a lei come nuovo capogruppo del PD alla Camera? Andavano invertite le domande, doveva chiedere a me di Di Maio. No, un capogruppo c'è, è un capogruppo capace, e si fa riferimento ad un'iniziativa politica che ho assunto di raccogliere firme a sostegno del DEF di molti parlamentari, ma quell'iniziativa aveva la finalità di rilanciare l'azione politica del PD e non di cambiare il capogruppo. Quindi insomma lei non è che la prossima volta viene qui e la devo presentare come capogruppo? No, la prossima volta veniamo solo muniti di 7:30, la cosa che cambierà è questa.